Ben trovati amici cacciatori all'interno dello Stand Fire qui a IWA 2023. Come vedete sono in compagnia di Rebecca Rizzini, ciao Rebecca, e ovviamente andiamo a parlare di quello che è un modello proposto da Fire, in questo caso un modello particolare perché parliamo di fucili combinati. Dico particolare perché va a rispondere a delle esigenze dei cacciatori soprattutto di montagna o che frequentano zone in cui può essere utile o necessaria la combinazione appunto di un calibro ad anima liscia e un calibro rigato. Qui abbiamo il calibro 12 e il calibro 8x57 JRS che anche per le sue performance è un calibro che può garantire non solo delle possibilità ma anche una certa sicurezza al cacciatore perché è di grande impatto, quindi grande stop power su anche selvatici di media e grande molle. Rebecca, quelle che sono le caratteristiche tecniche di quest'arma le lascio descrivere a te, perché il combinato parte da una storia che arriva da lontano, dalla caccia d'appostamento, quindi la possibilità di sparare con calibri diversi. Qui abbiamo una versione quindi aggiornata per il cacciatore moderno che deve trovarsi a fronteggiare magari delle situazioni in cui capitano sia piccoli selvatici che grandi ungulati. Allora, in questo caso abbiamo un combi X-Lite Deluxe. I calci e i legni, il calcio e l'asta sono in noce selezionata europea. In questo caso abbiamo un calcio in stile bavarese a schiena d'asino. Abbiamo una bascula ricavata da massello forgiato con incise scene tipiche di caccia agli ungulati. Un sistema bigrillo. Abbiamo anche la sicura manuale. E per quanto riguarda invece mirino e tacca di mira, abbiamo un mirino in fibra ottica rosso, regolabile millimetricamente, e successivamente abbiamo una tacca di mira fissa con due punti verdi. La canna ha una lunghezza di 63 cm e la bascula è in ergal, infatti il peso dell'arma è intorno ai 3,1 kg. Quindi un'arma compatta che è ideale per la caccia vagante e il tiro istintivo. Ci sono anche, vedo, gli attacchi per quelli che sono dei dispositivi di mira, esatto, che possono essere dei punti rossi o altre tipologie di dispositivi di puntamento. Esattamente. E successivamente noi abbiamo anche un'intera gamma di combi. Qua esposti a IWA abbiamo il combi e il combi prestige e la nostra gamma ricopre un po' tutto. Grazie Rebecca. Grazie mille Fabio.